è davanti all'evidenza che è l'unica altra che non riusciva a fornirci non solo le liste d'attesa ambulatoriali, ma soprattutto quelle chirurgiche, che erano quelle che, su cui avevamo più attenzione. C'è questo aspetto, anche in commissione di vigilanza questo aspetto non era emerso. Quindi davanti a questa difficoltà oggettiva di reperire informazioni, nel giugno scorso ci siamo recati presso la ASL e abbiamo avuto l'evidenza che soprattutto sulle liste d'attesa chirurgiche non c'è ad oggi ancora un quadro chiaro, addirittura all'interno della stessa ASL non esiste la digitalizzazione dei registri operatori, quindi non esiste quel confronto tra prestazioni in attesa e prestazioni effettivamente erogate. Crediamo che questa situazione vada assolutamente risolta, perché non avere un quadro informativo preciso non permette nemmeno di programmare. Cosa proponete? Noi proponiamo innanzitutto una riorganizzazione di questo tema. Secondo, quello di avere l'evidenza se il piano presentato a fine 2021 di recupero delle prestazioni inevase abbia avuto effettiva efficacia, perché ad oggi, toccando con mano la situazione tutti i giorni, tre cittadini che hanno enorme difficoltà ad avere prestazioni sanitarie, crediamo e abbiamo ragione di credere che questo piano non abbia avuto quell'impatto che ci si aspettava. Ma voi proponete anche di acquistare delle prestazioni dai privati? Ma tra le strategie anche messe in campo dall'ASL c'era anche questo. Noi proponiamo di riorganizzare la metodologia di gestione delle liste d'attesa, implementare per quanto possibile l'erogazione all'interno dei presidi pubblici e, se necessita, anche quello di implementare il budget di spesa sulle prestazioni private.